Che cos'è il mito sostanzialmente? Io do diverse definizioni del mito nel mio libro, ma vorrei soffermarmi su una in modo particolare adesso. Il mito è una proiezione. Il mito è il desiderio di trascendere la realtà come la vediamo e di andare ad abitare in un mondo che non è finto, non è assurdo, non è irreale, ma è in qualche modo attiguo alla realtà, vicino al mondo di ogni giorno, una specie di mondo ulteriore. L'esistenza umana, io sostengo in questo libro, vive sostanzialmente su due piani. Immaginiamo di abitare una casa. Il piano terra è il piano della realtà, il piano delle funzioni quotidiane, è il luogo dove si apre alle necessità, in cui noi ci incontriamo, andiamo per strada. Però poi abbiamo un piano superiore, abbiamo una terrazza. E da questa terrazza noi vediamo il mondo, e quindi abbiamo una visione del mondo. Ma al tempo stesso vediamo il cielo, vediamo le stelle, vediamo orizzonti più ampi. Ecco, il mito è questa realtà ulteriore che si accompagna alla realtà di ogni giorno. Marcello Veneziani presenta Alla luce del mito, un testo edito da Marsilio. Buonasera, signor Veneziani. Buonasera. Dunque, parto citando dal suo libro una frase che mi è piaciuta molto. Coltivare i miti è il più bel giardinaggio della mente applicata al mondo. Ecco, ci vuole commentare questa frase che la trovo molto, molto bella? Sì, io intendo dire innanzitutto che i miti sono un bisogno fondamentale dell'uomo, ma sono anche un modo per decorare l'esistenza, per renderla bella, lieve. Perché i miti sono di solito racconti favolosi, racconti straordinari, che riescono a parlare non solo di dimensioni superiori, ma anche di grandi imprese, di aspetti eccezionali. Quindi in questo senso sono anche dei fiori, diciamo, rispetto alla realtà. Ecco, come mai anche oggi, sempre, da sempre l'uomo ha avuto bisogno del mito? Perché l'uomo non si accontenta di quello che gli passa la natura, non si accontenta di aver fame, sete, sonno, vuole anche sognare, vuole anche proiettarsi in una dimensione diversa, vuole anche ricordare e sperare, cioè vuole anche collegarsi col passato e col futuro. E i miti sono il racconto delle origini, quindi il racconto del passato, ma anche un racconto che può valere nel futuro, hanno qualcosa di profetico dentro di loro. Questa è la ragione per cui i miti diventano un bisogno, una necessità quasi vitale dell'uomo. Ecco, i miti contemporanei sono un po' stati trasfigurati, hanno un po' perso, cioè sono stati costruiti dei miti che non sono più i miti greci, i miti diciamo a cui si poteva fare riferimento per migliorare la propria vita. È una commercializzazione del mito? Sì, io non escludo che la speculazione intorno ai miti ci sia sempre stata, ma mai come oggi. Ecco, se noi pensiamo all'uso dei miti, per esempio nella pubblicità, le pubblicità non sono altro che miti condensati, cioè in 30 secondi, 60 secondi tu entri in una dimensione straordinaria e vivi questa eccezionalità di emozioni e di immagini che però sono finalizzate a vendere, quindi hanno una finalità commerciale. Quindi per quello io li definisco mitoidi più che miti, perché sono miti che hanno come loro finalità non quella di elevare l'umano, ma semplicemente di vendere, quindi hanno uno scopo commerciale venale, comprensibile, ma non all'altezza dei miti. Il mito dell'Italia come nazione, non crede che sia più un mito che viene visto dall'esterno che non dall'interno? Cioè gli italiani non vedono tanto mitologica l'Italia contemporanea? Beh, vero è che l'Italia è un mito nel mondo. Oggi lo chiameremo un brand, diciamo, nel senso che è un marchio molto forte in tutto il mondo. Ma penso che anche gli italiani, poi sotto sotto, quando parlano del loro paese, lo considerano sempre eccezionale, o perché decisamente più brutto di tutti, o perché decisamente più bello di tutti. Ciò che avviene in Italia non avviene da nessuna parte, questa è la convinzione degli italiani. Sia dal punto di vista dell'ebbrezza eccezionale, cioè quello che abbiamo noi come ricchezza non le ha nessuno, sia dal punto di vista dei disservizi, della disonestà e di tutto quello che vogliamo, a dimostrazione che sotto sotto gli italiani credono al mito. Marcello Veneziani, Alla luce del mito, Marsilio, grazie.